Salve amico! So che manca ancora qualche settimana ad Halloween, però per tutto il mese porterò video sempre più spaventosi e se vuoi che l'ultima settimana porti uno speciale horror di oltre un'ora, mi raccomando, lascia subito mi piace al video e condividilo con chi conosci. Inoltre oggi, per accontentare quelli di voi che mi chiedono sempre video registrati in Italia, in questa compilation saranno presenti ben due video italiani. Ora però, iniziamo! Il primo video di oggi arriva da un utente di Reddit che ha caricato la clip online dicendo che sarebbe stata registrata in un quartiere di York in Inghilterra, una zona che da tempo si dice infestata. Ma diamo un'occhiata al filmato anche per capire di cosa stesse parlando. Il video sembra mostrare una bicicletta che da sola attraversa la strada. Infatti non si vede nessuno al lato. La bici continua la sua corsa fino a che non tocca il marciapiede e cade lateralmente. A questo punto il video si interrompe. Di certo dal filmato non possiamo sapere se in quel momento ci fosse molto vento che spingeva la bicicletta. Tuttavia però, se ci fosse stato vento così forte, non avremmo visto solo la bicicletta muoversi così lentamente. Ma allora, tu cosa credi sia accaduto in questo video? Era colpa del vento forte? O forse c'era un fantasma che spingeva la bici? Oppure si tratta solo di un video modificato tramite effetti speciali? Fammi sapere la tua opinione. Il video che segue è terrificante, ma purtroppo non viene fornita alcuna informazione specifica. Ho deciso però di mostrartelo, poiché è uno dei video più spaventosi che ho visto negli ultimi anni. Nel filmato vediamo il punto di vista di un uomo che sta attraversando una foresta innevata nel cuore della notte, tutto solo. Logicamente la cosa che sembra strana è che questa persona si trovi lì da sola in piena notte, anche se fosse stato attirato in quel punto da qualche rumore o inseguendo qualunque cosa sia, chiunque avrebbe portato con sé un accompagnante. Il video inizia con l'uomo che sembra essere un po' nel panico per qualcosa che noi però non riusciamo a vedere. Poco dopo però si sente qualcosa di terrificante. Ora ascolta anche tu. I got something screaming down there. I don't know what this is, man. Something screaming down there, man. Hello? Where are you? Show yourself right now! Moving in there, man. Something real big, guys. What the fuck? Oh, fuck. Shit, man. Lo hai visto? Ad un certo punto del video, se hai fatto attenzione, avrai notato un paio di occhi luminosi che sembrano fissare l'uomo da una certa distanza, cosa che rende il video ancora più spaventoso. Tra i commenti, molti credono che quest'uomo sia riuscito a vedere un vero Wendigo quella notte. Il Wendigo è una creatura mitologica maligna, originaria del folklore dei nativi d'America, che vivevano nella zona dei Grandi Laghi, soprattutto nella parte meridionale del Canada e quella più settentrionale degli Stati Uniti. Solitamente viene dipinto come una creatura dall'aspetto umanoide, che può imitare la voce delle persone per attirarle nelle sue trappole e poi nutrirsene. In passato, molte sparizioni che avvenivano in quelle zone venivano attribuite proprio a questa creatura mangiauomini. Ma tu credi che sia realmente riuscito a registrare un Wendigo in quell'occasione? O potrebbe trattarsi di un altro animale della foresta? Ma in tal caso, quale animale produce quei versi spaventosi?
Il video che stai per vedere è stato pubblicato online il 20 ottobre del 2020 alle 10:10 di sera. Il video è stato registrato da un uomo a bordo di un'auto mentre guidava attraverso una zona residenziale. Chi stava registrando il video si sente particolarmente sorpreso e spaventato, soprattutto dal tono di voce, per ciò che stava vedendo. Inizialmente potrà sembrarti di non riuscire a vedere niente, però, osservando con attenzione ed ascoltando ciò che dice l'autore del video, diventa poco a poco tutto più evidente. I can see it clearly with my eyes, but I can't see it on the freaking camera. It looks like a man walking, don't it? I see Ooh, what is that? Bro, that looks like somebody walking. It looks like someone walking. I see Ooh, what is that? Bro, that looks like somebody walking. It looks like someone walking. It looks like someone walking. It looks like someone's walking. Sembra una persona che sta camminando in cielo. Questo è ciò che dicono, anche se l'uomo dice di vederlo bene, ma di non riuscire a registrarlo con il telefono. Ma siamo d'accordo che non potrebbe mai essere qualcosa del genere, giusto? Inizialmente l'uomo che registra ha scritto in descrizione che pensava si trattasse di un elicottero. Ma più tempo lo fissava e più si rendeva conto che non era affatto un elicottero. Ma allora la domanda sorge spontanea: e cosa avrebbe registrato quella notte in cielo? Si tratta di qualche strana forma di umanoide volante o è qualcos'altro? Tu cosa pensi possa essere? Dopo molte richieste, finalmente un video registrato in Italia, caricato sul canale di Leo 3 il 15 maggio del 2008. Essendo piuttosto vecchio, il video è abbastanza sfocato, ma è altrettanto spaventoso. La clip inizia con un gruppo di ragazzi che entrano in una grotta per esplorare cosa contiene mentre si filmano. Il video dura un po' e all'inizio non accade nulla degno di nota. La grotta certo è un po' inquietante, ma si tratta solo di atmosfera. Le cose però cominciano a cambiare dopo alcuni minuti all'interno della grotta, quando il gruppo di amici inizia a sentire alcuni strani rumori, seguito poi da qualcosa di davvero incredibile. Ora diamo un'occhiata. Oddio, regà, pure voi, vado dentro le grotte, non sa, tanti posti belli che ci stanno. Non c'è avanti, così li pinto meglio. No, Alessio? No, non fa coglionaggio. Pareva. Merda, oh. Cioè, regà, però non se ne incazzo. Stanno piazze di mezzo metro. Regà, porco dici. No, dico io sto. Per fare una certa impressione. Sì, infatti, ma poi. Lugubre. È un po'? Lugubre. Lugubre. Ok, aspetta, regà, c'è un po' di. Porco dio, questo suono. No, no, aspetta. Aspetta, cazzo. Okay. Ma che cazzo? Ma guarda, porco Dio, devo vedere, devo pregare, ma aspetta, aspetta. Ma raga, ma porco Dio! Oh! Ma che cazzo? Ma che Ma cazzo, porca troia! Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma cazzo, porca troia! Dapprima si sentono degli strani versi provenire da qualche parte dentro la caverna, piuttosto vicino ai ragazzi. Ma prima che questi avessero la possibilità di capire cosa li produceva, vengono sopraffatti dall'apparizione di un volto piuttosto pallido e spettrale. A quel punto, tutti i presenti scappano via spaventati ed il video si interrompe. Purtroppo questo è l'unico video presente sul suo canale e dopo questo non ha caricato più nulla. Quindi non sappiamo né dove si trova quella caverna, né cosa sia accaduto dopo. Un uomo, noto come WinMCPix, ha caricato un video sul suo profilo, in cui sconsiglia ai suoi follower di rispondere ai colpi che si sentono in casa. Ora però, lascia che ti mostri cosa intende. This is on repeat. This happens over and over. And then the knocking happened. The knocking.
There it is. And it just goes and goes until you touch stop. Can you stop, please? I mean, it's just right there. I colpi che l'uomo sente dentro casa diventano sempre più forti attimo dopo attimo, portandolo a chiedere a qualunque cosa fosse la responsabile di smetterla. E la cosa sembra funzionare, ma è la seconda parte del video quella più spaventosa. That's new. Okay. Whatever you are, you gotta go. And that's... Yeah, I don't like that. I don't like that at all. Goodbye. A quanto pare quest'uomo avrebbe a che fare con un uomo ombra, almeno in base a ciò che abbiamo appena visto in questo filmato. Ed infatti è proprio ciò che molti dei suoi follower hanno suggerito tra i commenti. Tuttavia però, come sempre, esiste anche la possibilità che si tratti semplicemente di effetti speciali. Ma tu, cosa credi? Uno youtuber chiamato Ghost on Trent ha caricato un video sul suo canale in cui compie un'indagine in un cimitero durante la notte. La cosa non sembra una così buona idea, ma il ragazzo voleva qualche prova dell'infestazione spirituale del luogo e così continua il suo esame. Fino a che, ad un certo punto del video, si può vedere apparire qualcosa. Fa molta attenzione. Yeah, that'd be it. Yeah. Thanks for that. So, you willing to talk to us then? Communicate? Improvvisamente, possiamo vedere una nebbiolina lattiginosa passare a poca distanza dalla telecamera prima di sparire nuovamente nel nulla, così come era apparsa. Ora, secondo la mia modesta opinione, questo è in assoluto uno dei video più realistici che vedo ormai da un po'. È semplice, ma spaventoso, e data la location in cui è stato registrato, questo accentua ancora di più l'entusiasmo. Ma come sempre, fammi sapere anche tu la tua opinione al riguardo. Uno youtuber chiamato TheFam ha pubblicato questo breve video sul suo canale, dicendo di essere riuscito a riprendere un fantasma in video. Il ragazzo sostiene che si trovava fuori casa di un amico che vive in una zona rurale e di cui si dice che il bosco che circonda la casa sia infestato da strane presenze. Tutto sembrava proseguire normalmente, fino a che non accade questo. What the hell is that? What the f- I hear a noise. Where's the freaking mace? What the hell is that? What the f- Lo youtuber mostra la breve clip una terza volta. Questa volta però, invece di riprodurla attraverso lo schermo del computer, inserisce la scheda SD nuovamente nella sua fotocamera, perché dice che solo attraverso lo schermo della telecamera riesce a vedere ciò che si è manifestato davanti a lui quella notte. All right, guys, I'm gonna play that back for you again. Wait till you see what's coming. What the heck is that? Il video è piuttosto strano, ma ora sorge la domanda sul perché l'entità sia visibile solo attraverso la telecamera e non sullo schermo del computer. È di certo piuttosto strano. Il video è forse stato contraffatto in qualche modo. Tu cosa credi? Il 16 febbraio del 2007, un canale chiamato Strabambolo ha pubblicato online questo inquietante filmato, che mostra uno dei casi UFO più scottanti ed inquietanti di tutti i tempi mai caricati online. Ma diamo subito un'occhiata.
Il video è online ormai da molti anni. Venne presentato in varie trasmissioni negli Stati Uniti dall'ufologa Paula Harris, che lo mostrò per la prima volta al Simposio Internazionale Annuale sulla Ricerca UFO a Denver, in Colorado, nel 2005. Paula viveva in Italia al tempo ed una fonte anonima le avrebbe fornito questo bizzarro video dicendogli che era stato registrato ad Aviano, in provincia di Pordenone, vicino alla famosa base aerea di Aviano. Secondo Paula Harris, l'autore del video rimane anonimo, ma l'oggetto sembra di costruzione terrestre. Probabilmente una sorta di prototipo militare controllato da remoto. Il modo in cui l'oggetto sparisce verso la fine del video fa sorgere molte domande su quale sia la tecnologia ormai in nostro possesso. Paula è certa che si trattasse di un test di volo, anche perché il cameraman registra l'oggetto per tutto il suo percorso ed il filmato è stato controllato da vari esperti e non sembra trattarsi assolutamente di effetti speciali, ma piuttosto di un oggetto fisico realmente presente all'interno del video. Durante gli anni il caso non ha fatto molto scalpore, ma ora chiedo a te, come sempre, di farmi sapere con un commento cosa ne pensi al riguardo. Il video che voglio mostrarti ora è stato pubblicato dallo youtuber Chasing the Darkness e sono certo che ti renderà difficile riuscire a dormire bene questa notte. Il ragazzo esplora una vecchia casa abbandonata. Nei primi minuti del video fa una sorta di ricapitolazione di ciò che è accaduto in alcuni suoi video precedenti, che però ti ho già mostrato, e nel quale avrebbe incontrato una sorta di personaggio appartenente a qualche tipo di culto. Dopodiché comincia la sua seconda esplorazione nello stesso luogo, ed è a quel punto che le cose si fanno assolutamente incredibili, quando si imbatte in questo. Little statues. Say the demonic statues. Dude, what the hell? I guess we'll see better. This is like, oh my god, yo. You guys know anything about this, let me know. Nonostante abbia trovato quelle due statuine, il ragazzo decide di entrare comunque nella casa e probabilmente fa un grave errore, perché solo alcuni minuti dopo si prende un altro grande spavento. A questo punto, la maggior parte delle persone sarebbe scappata via in preda al panico. Cavolo, hai appena visto una strana persona salire per le scale indossando una maschera da medico della peste. Ma probabilmente il nostro amico ha le palle d'acciaio. Infatti, dopo poco, all'esterno della casa, vede questo. Oh, no, 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 no. What the hell? Oh my god. I can see that, but I hear somebody up there. I don't know. Oh, he's probably looking for something. Oh, look right there. No way. He's going to peek. I don't think he saw me.
speaking now? Nah, chill, bro. That's not human, bro. That is not human. It's like a bird face. Yo, what? What is doing? Dude, that's a... No fucking way. Anche se il suo canale si basa sull'esplorazione di luoghi abbandonati, non credo tornerà mai più a visitare quel luogo, a meno che le persone mascherate non erano dei suoi complici. Tu però, cosa credi? Fammelo sapere con un commento e non dimenticare di lasciare mi piace al video e condividerlo con i tuoi amici sui social. Io per ora ti saluto, ma noi ci rivediamo domani con un altro episodio horror. Ciao!